Ricordo ancora il giorno dell'annuncio di un nuovo picchiaduro 2D dedicato a Dragon Ball. Erano i primi di giugno dell'anno scorso, una giornata di quelle non ancora caldissime, ma abbastanza per concedersi una colazione con caffè freddo invece del solito cappuccino. Stavo lì, tra un sorso e l'altro, a consultare i soliti siti di informazione alla ricerca delle news giornaliere ed ecco, all'improvviso, la bomba! Bandai Namco rivela Dragon Ball Fighters, picchiaduro in 2,5D 3 contro 3 di stampo classico e sviluppato da Arc System Works, gli stessi di quel Guilty Gear che tanto mi aveva fatto sbavare qualche tempo prima, pensando proprio quanto sarebbe stato figo un gioco dedicato a Goku e compagni con quello stile grafico e quel gameplay. Desiderio esaudito quindi e senza nemmeno collezionare le 7 sfere. Intendiamoci, ne venivamo da Xenoverse 2, un titolo che, nonostante all'uscita non presentasse particolari novità rispetto al capitolo precedente, era comunque un signor gioco per tutti i fans della serie di Akira Toriyama e ha goduto, e lo sta facendo tuttora, di un supporto post-lancio non indifferente che ha continuato ad aggiungere nuovi contenuti e persino nuovi elementi di gameplay. I tornei a suon di mazzate tra modellini sono addirittura un gioco nel gioco a tutti gli effetti. Fighters però è tutta un'altra cosa, un gioco che punta molto meno ai giocatori casual e che segna quasi un ritorno alle origini per quanto riguarda i titoli dedicati ai Saiyan dai capelli biondi, o blu o rosa, vabbè ci siamo capiti, che dall'ormai lontano Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi del 2005 avevano abbandonato la struttura da picchiaduro classica in favore di una decisamente più spettacolare ma anche più povera a livello di meccaniche dure e pure. I ragazzi di Arc System hanno preso tutto e l'hanno buttato nel frullatore, tirandone fuori un gioco dallo stampo classico, con un gameplay profondissimo, pur rimanendo accessibile anche a chi non mangia pane e combo a colazione, ed un aspetto tecnico e visivo stratosferico, in grado di fare invidia persino alle migliori puntate dell'anime e che si mangia completamente tutti i giochi a tema Dragon Ball usciti in precedenza. Ogni frame di Dragon Ball Fighters dimostra l'immensa passione da parte degli sviluppatori per l'universo di Goku e compagni. Ogni mossa, inquadratura, voce, musica o effetto visivo è similissimo se non addirittura identico al manga o all'anime e le citazioni ai vari momenti, iconici e non, della storia originale sono all'ordine del giorno. Ma non solo, in Arc è evidente che c'è parecchia gente che deve aver giocato anche ai titoli dedicati a Dragon Ball delle passate generazioni, soprattutto quelli per le console a 16-bit, visto che sia il roster iniziale dei personaggi, il feeling con alcuni di essi e certe pose o mosse sembrano prese di peso da quei titoli. Date un'occhiata al sempre bellissimo Hyper Dimension per capire cosa intendo. A livello di contenuti, oltre ad un corposo comparto online che permette di affrontare incontri di ogni tipo, tra battaglie veloci, tornei e quant'altro, ad una modalità allenamento esaustiva quanto basta e ad una buona dose di extra acquistabili tramite valuta in game, Fighters offre anche un arcade mode dalla struttura molto interessante, una sorta di scalata alla Mortal Kombat in cui affrontare avversari sempre più forti con dei bivi che si possono prendere o evitare in base alla valutazione finale di un incontro. E poi c'è una modalità storia, divisa in tre archi narrativi della durata di circa altrettante ore ciascuno.
Qui, al di là della discutibilissima scelta di allungare il brodo con un eccessivo numero di incontri dalla difficoltà fin troppo bassa, è interessante come gli sviluppatori, assieme al creatore della serie Akira Toriyama, abbiano voluto fare un passo ulteriore rispetto a quanto fatto da Dims nei due Xenoverse. In questi ultimi la trama narrata era sì inedita e con un protagonista completamente nuovo e creato dal giocatore, che poteva quindi interpretare se stesso all'interno dell'universo di Dragon Ball, ma tramite la scusa delle faglie temporali, i fatti vissuti durante la campagna principale erano sempre i soliti, già visti e stravisti in ogni salsa e iterazione. Certo, c'erano la variante del punto di vista alternativo e tutta la sottotrama dei pattugliatori temporali con annessi villain creati ad hoc, ma nulla che avesse a che fare con un racconto realmente nuovo. La trama di Fighters, invece, pur non godendo di una sceneggiatura brillantissima, narra una storia davvero inedita che potrebbe benissimo svolgersi durante l'ultimissimo Dragon Ball Super. Il cattivone di turno, direttamente dai laboratori del Red Ribbon, è l'Androide 21, un nuovo, pericoloso quanto affascinante nemico che si porta dietro un esercito infinito di cloni malvagi di quasi tutti i protagonisti della serie e che ha fin troppe somiglianze con il buon vecchio Majin Buu, a partire dal look, fino ad arrivare alla brutta abitudine di papparsi dolcetti fatti di persone. E a proposito, a complicare le cose si aggiunge un inaspettato ritorno alla vita della maggior parte dei nemici storici di Goku, da Nappa alla squadra Ginyu e Freezer, passando per Cell, l'Android 16 e il già citato Buu, in versione cicciona e Kid. Buoni e cattivi daranno vita ad improbabili alleanze per sventare il piano malvagio di un nemico comune. Arc System è anche riuscita furbescamente ad includere il giocatore stesso nella trama, un po' come fatto da Dims in Xenoverse, ma questa volta in maniera molto più subdola e rompendo quasi la quarta parete. I nostri eroi, infatti, vengono in qualche modo privati della capacità combattiva e costretti quindi ad unire le forze con una misteriosa energia senziente che, una volta entrata nei loro corpi, ne risveglierà la forza permettendo loro di tornare a combattere. Chi sarà mai questa anima sconosciuta? Esatto, proprio voi. E con questo stratagemma, gli sviluppatori sono persino stati in grado di giustificare l'intero sistema di combattimento 3 contro 3, dato che, come nella realtà, la connessione tra anima e lottatore può avvenire soltanto con un personaggio alla volta, obbligandovi ad entrare ed uscire continuamente da un corpo all'altro per avere la meglio sugli avversari. Tutto questo, assieme agli innumerevoli filmati di intermezzo stracolmi di strizzatine d'occhio e citazioni, e alla possibilità di effettuare determinate scelte o rispondere ad alcune domande durante il corso dell'avventura, fa dello story mode di Dragon Ball Fighters un must soprattutto per i fan più accaniti dell'opera di Toriyama. Ma è proprio l'intero Dragon Ball Fighters ad essere un must have per tutti, visto che un videogioco così curato, divertente, moderno ma allo stesso tempo squisitamente nostalgico è merce rara quasi quanto i Senzu di questi tempi.